due pareggi, una sconfitta e domenica la prima vittoria. Con noi il mister del Procida, Simone Lubrano Lavadere. Sì, ci tengo a sottolineare il percorso che stiamo facendo questa squadra, ma soprattutto un dato statistico che per me viene prima di qualsiasi altro, che quest'anno dopo più di 21 anni, perché i dati statistici li ricordo fino al 2000, prima no, è l'unica, una squadra interamente fatta di ragazzi procidani, quindi da 1 a 25 sono tutti ragazzi procidani. Ci tengo a sottolineare questa cosa, che per me è una cosa di orgoglio, un motivo di orgoglio. Sono già 2 anni che proviamo a andare in questa direzione, quest'anno siamo interamente isolani, forse ci verranno a raggiungere 1 o 2 figure da terraferma che ci verranno a dare una mano, ma questo è l'aspetto più importante. Questo gruppo è un gruppo che è iniziato 2 giorni prima della prima gara ufficiale di campionato per alcuni problemi dovuti al campo, all'organizzazione societaria, ma che ci ha messo tanta tanta voglia e passione, perché dopo la prima ovviamente partita dopo 2 giorni, quindi che comunque era abbastanza difficile essere preparati, le altre tre gare sono state 3 gare veramente importanti, partire dalla prima con il Lacamino dove abbiamo pareggiato una partita al 95esimo con tanto cuore, eravamo sotto 2-0 immediatamente il primo tempo, la terza gara fuori casa con il Rione Terra dove abbiamo preso un buon punto, avevamo la possibilità di vincerla, e poi è arrivata, penso sabato, domenica è arrivata una vittoria importante, sia perché abbiamo fatto penso un primo tempo importante sotto il punto di vista del gioco, dove veramente abbiamo proposto cose interessanti. Se uno va a rivedere i primi 2 gol che abbiamo fatto, uno dopo 3 minuti, uno dopo 15, soprattutto la seconda è stata un'azione molto molto preparata e manovrata da palla inattiva, dove hanno partecipato 5 persone, vedere in promozione 5 persone che partecipano su una palla inattiva è tanta roba, soprattutto se poi pensiamo che alcuni ragazzi che noi facciamo giocare titolare per 90 minuti mancavano all'attività agonistica da quasi 10 anni, quindi basti pensare che Esposito l'ultima partita ufficiale che aveva fatto prima di quest'anno l'aveva fatta 10 anni fa, la stessa cosa vale per altri 3-4 elementi della rosa. E la cosa che poi mi riempie ancora più di orgoglio è che noi utilizziamo addirittura classi 2004-2003, gli under in questa categoria sono un 2001 e un 2002, noi giochiamo con il 2003-2004, quindi questa cosa ci inorgoglisce. Prima mi dicevi della possibilità di un nuovo portiere, di questo ruolo che è un po' vacante. Sì, attualmente il nostro portiere è Walter Rubrano e sono contentissimo ovviamente del nostro portiere, poi c'è Paolo Scotto che gira la mano, però essendo che siamo di Procida e il lavoro purtroppo predominante è il marittimo, il nostro portirone Walter giovedì è in partenza, quindi ci lascerà, lo ritroveremo a gennaio, quindi ci stiamo organizzando per non farci trovare impreparati. Molto probabilmente siamo vicini alla firma di un portiere in 2001 che è molto vicino ad aiutarci la nostra causa, e siamo anche alla ricerca ovviamente di un'altra figura di esperienza che ci possa dare una mano con il difensore centrale, ma come si dice, comunque facciamo di necessità virtù. Se andiamo comunque avanti in questa strada penso che ci sarà tanto da fare e faremo bene, perché abbiamo tante soddisfazioni da toglierci.